Buongiorno Don Francesco, eccoci qua per un'altra nostra puntata. Come al solito affrontiamo sempre tre argomenti, eh, stavolta per quanto riguarda eh, l'argomento eh, di dottrina religiosa, diciamo, mh, vorrei che lei parlasse di San Paolo, l'importanza che ha avuto San Paolo, ma anche alcune accuse che diciamo, un certo mondo rivolge poi a San Paolo. Ma partiamo prima da San Paolo, chi era, che cosa di grande ha fatto? Partendo da San Paolo viene chiamato l'Apostolo per eccellenza. Gli Apostoli erano tanti, ma lui che è l'ultimo arrivato, dopo la morte e la risurrezione di nostro Signore, è chiamato per eccellenza l'Apostolo. È chiamato anche l'Apostolo delle Genti, proprio per un discorso che magari svilupperemo in seguito. San Paolo nasce a Tarso. Aveva due nomi, come capitava spesso a quei tempi, uno giudaico che era Saulo e uno latino, Paolo per l'appunto, col quale è meglio conosciuto. E abbiamo la sua vita, la conosciamo soprattutto tramite gli atti degli Apostoli scritti da San Luca e le sue epistole. Nasce tra l'anno 1 e l'anno 6 della nostra era, quindi dopo, dopo Cristo. E muore probabilmente nell'anno 67 come martire a Roma. E di San Paolo noi conosciamo molto nella sua infanzia, educato nella setta dei farisei, zelante del Giudaismo, è quindi uno dei persecutori e dei responsabili della morte del primo martire di Santo Stefano. Credendo così di rendere lode e rende gloria a Dio nel mettere a morte i cristiani. Lui aveva studiato alla scuola di Gamaliele, che era un rabbino eh, di retta vita e di profonda dottrina, molto stimato nel giudaismo. E si mette al servizio del sinedrio per perseguitare i cristiani. Quando, verso l'anno, mi sembra 32-33, Cristo lo aspettava a Damasco, meglio sulla strada verso Damasco, tutti conoscono questo episodio, per cui Cristo risorto gli appare. È un caso unico per San Tommaso in cui è Cristo in persona che gli appare perché tutti gli apostoli devono essere testimoni della risurrezione di Cristo e quindi era necessario che San Paolo vedesse il Cristo personalmente, il Cristo risorto che lo invita a non perseguitarlo più perché perseguitare la Chiesa, come Saulo faceva, voleva dire perseguitare Cristo. Viene anche accecato, sbalzato da cavallo e accecato, e che è una realtà che però è simbolo della cecità del giudaismo, in cui lui ancora si trovava fino al battesimo, perché viene battezzato poi da Anania che era un po' il responsabile della comunità cristiana di Damasco, proprio quella che lui intendeva perseguitare, mettere in catene, portare alla morte, che alla fine lo battezzerà. Dopo aver esitato molto, perché da quel che sapeva lui, questo Saulo era un persecutore, era un nemico e Dio gli deve dire invece che sarà il suo grande apostolo. Come dirà anche a San Paolo, ti mostrerò tutto quello che dovrai soffrire, soffrire a causa del mio nome. E allora San Paolo incomincia dopo un periodo di ritiro nel deserto della Siria, da Arabia cioè verso Damasco, un periodo di apostolato in seguito, incontrando San Pietro tra l'altro, e iniziando con San Barnaba, a volte San Marco, San Luca, Sila e altri personaggi, i suoi viaggi apostolici. Ci sono tre grandi viaggi apostolici di San Paolo prima del suo arresto. I giudei lo odiano a morte, complottano per poter eh, togliergli la vita e chi lo salva più volte sono i romani, che sono visti appunto da San Paolo come quel potere che trattiene l'anticristo, cioè il giudaismo e che eh, lo protegge anche se eh, con esitazioni perché i vari rappresentanti del potere romano devono fare i conti anche con l'autorità dei giudei e cercano di compiacerli. Alla fine, San Paolo fa appello a Roma, a Cesare, e quindi eh, si trasferirà, verrà trasferito a Roma con um, molti problemi, un naufragio, eccetera, ed ecco che sbarca in Italia. Per cui noi dobbiamo veramente vedere: oltre alla presenza di San Pietro a Roma, quella di San Paolo, vuol dire che il cristianesimo è stato piantato dai due più grandi apostoli nel nostro paese. Ma tutto questo fu possibile anche perché San Paolo era. E lui era cittadino romano, la sua famiglia era una famiglia di commercianti, di produttori dei tessuti della cilicia, quindi di era in quella zona lì, ed era cittadino romano dalla nascita, quindi non l'aveva comperato e questo tra l'altro lo salverà in tante circostanze eh, quando verrà arrestato, perseguitato eccetera, la sua qualifica di cittadino romano lo proteggerà sempre davanti alle autorità romane. Verrà portato al cospetto di Cesare e lì praticamente viene, resta qualche anno agli arresti domiciliari, possiamo dire, con ampia libertà di insegnare il cristianesimo. Quindi quella comunità di Roma che esisteva di già, la Chiesa romana, la cui lui aveva scritto l'epistola ai Romani, adesso la può visitare di persona. E dopo gli Atti degli Apostoli finiscono lì, cioè durante la prima prigionia. Di San Paolo a Roma, fu liberato eh, e quindi rincominciò i suoi viaggi apostolici, tra i quali ne è citato uno in Spagna. Ma alla fine, sempre per via dei suoi nemici, fu arrestato una seconda volta, fu portato di nuovo a Roma. Lì i tempi erano profondamente cambiati. Abbiamo la prima grande persecuzione, eh, quella di Nerone contro il cristianesimo ed è durante questa persecuzione che soccomberà, quindi nell'anno 67, eh, sulla via Ostiense, dove adesso c'è la basilica di San Paolo e c'è il suo corpo, e possiamo dire che eh, ciò accadde poco prima che avvenisse la distruzione di Gerusalemme, quindi della capitale del giudaismo, la fine del giudaismo antico la realizzazione dell'annuncio della profezia di Gesù e l'evidenza quindi per tutti del fatto che Gesù Cristo era il vero Messia, colui che era tanto atteso. Ecco, ma eh, ci fu poi la condanna a Roma di San Paolo? Sì, eh, la condanna di San Paolo avvenne nel quadro della persecuzione eh, neroniana dove Nerone... Eh, istigato anche lì eh, dagli ambienti giudaici di Roma, come Monsignor Benigni mostra molto bene la dinastia Giulio Claudio era molto legata all'ambiente finanziario romano di questa origine, quindi eh, i cristiani furono denunciati a che cosa interessava ai romani perseguitare questi cristiani che fino allora tra l'altro avevano difeso, più o meno avevano difeso, erano sempre stati sotto la loro protezione. Ma il motivo di questo odio scatenante, che poi fu la causa di tutte le altre persecuzioni, viene proprio dalla denuncia da parte del giudaismo. Che però maglie ne incolse perché subito dopo le, le truppe di Vespasiano e Tito, pochi anni dopo, quindi eh, provocheranno la distruzione della città e del tempio, e tutto il resto è storia. Insomma. Ecco, ma perché San Paolo decise di andare proprio a Roma? Non sapeva quello che magari rischiava. Andando a Roma direttamente? Eh no, il suo rischio era tutt'altro, perché i suoi accusatori volevano che lui eh, si difendesse, tra virgolette, a Gerusalemme. E, e San Paolo invece fece appello a, a Cesare per andare a Roma, perché sapeva che a Roma sarebbe stato più o meno protetto. E poi realizzava il suo sogno, cioè visitare Roma, che era la capitale dell'impero e doveva essere la capitale della Chiesa, mentre invece nell'altra città Gerusalemme trovava i suoi nemici, era lì che era stato arrestato con l'accusa di aver profanato il Tempio e quindi era lì che volevano metterlo a morte ed era lì che la pressione del Sinedio era particolarmente forte, tra l'altro avevano progettato anche e fatto un complotto, un voto a Dio di non mangiare, di non bere, fino a che non l'avessero ucciso, quindi volevano ucciderlo anche strada facendo. Quindi sapeva molto bene che se a Gerusalemme lui fosse tornato lo aspettava la morte da parte del giudaismo, se andava a Roma si apriva invece la porta per una nuova evangelizzazione a partire dalla capitale stessa dell'impero romano e di visitare la chiesa di Roma che era già fiorente. Don Francesco, l'importanza degli atti delle, degli apostoli, qual è l'importanza di quegli scritti? È uno scritto bellissimo, l'opera di San Luca, che appunto fu eh, compagno, comes peregrinazionis, eh, quindi compagno di tanti viaggi apostolici di, di San Paolo, Luca Medico, che è l'autore eh, di un Vangelo, quindi il Vangelo di San Luca. San Luca non conobbe Cristo, a differenza di San Matteo, a differenza di San Giovanni e probabilmente anche di San Marco. Però, eh, come lui stesso ci dice, egli eh, fece delle ricerche, eh, cioè interrogò, intervistò, diremmo oggi, coloro che avevano conosciuto Cristo. La Santa Vergine stessa. Ragione per cui San Paolo per i Vangeli è un vero storico, quello che si avvicina di più al senso moderno di storico, per gli Atti degli Apostoli è più che uno storico, perché è qualcosa che ha vissuto personalmente, soprattutto per quel che riguarda gli avvenimenti della vita di San Paolo. La prima parte degli Atti degli Apostoli riguarda soprattutto le azioni di San Pietro e la seconda parte, che però è molto più lunga, Riguarda quella di San Paolo, e si interrompono a Roma, dove gli Atti degli Apostoli sono stati scritti. Essi ci danno quindi informazioni di prima mano, anzi di testimone oculare, sulla vita e la struttura della Chiesa nascente. Ecco, in certi ambienti, che lei può intuire quali, quali siano, insomma, eh, si, eh, si sostiene che San Paolo si sia inventato. Il cristianesimo. Che sia lui il vero autore il vero del cristianesimo del come religione. Lei cosa risponde, don Francesco? Che è una menzogna che è diventata ormai opinione comune, come tante altre opinioni comuni che si ricevono senza esaminarle, senza studiarle, e a proposito delle quasi, c'è quasi potremmo dire una, una, una versione unica che devono accettare tutti quanti. Quindi le persone mediamente colte pensano che San Paolo effettivamente è stato come l'inventore del cristianesimo. Cosa significa questo? Significherebbe che Gesù Cristo non, non è il vero autore del cristianesimo, che prende il nome da lui. E allora che cos'è? Eh, Gesù Cristo sarebbe nient'altro che un rabbino ebreo, eh, che non ha una vera e profonda originalità che fa parte del mondo del giudaismo antico, che non avrebbe mai pensato quello che gli è stato attribuito in seguito. San Paolo invece sarebbe l'autore del cristianesimo, cioè avrebbe attribuito a Cristo delle dottrine che gli sono proprie e che non sono in realtà di Cristo. Ma da dove viene questa affermazione? Apparentemente sembra riconoscere il genio di San Paolo. Perché niente meno sarebbe lui l'autore della più grande religione della storia. In realtà è l'eco delle antiche calunnie dei Giudei e dei Giudaizzanti, in particolar modo dei giudaizzanti. I giudaizzanti erano i nemici principali di San Paolo, quasi tutte le epistole parlano di loro e anche gli atti degli apostoli evidentemente. I giudaizzanti chi erano? Erano dei cristiani, dei cristiani battezzati quindi, che credevano che Gesù Cristo era il Messia, ma che volevano che il cristianesimo non si distaccasse dall'antica legge mosaica, quindi che fosse la continuazione dell'antica legge mosaica. Con il solo fatto di riconoscere che il Cristo, appunto che Gesù era il Cristo, cioè il Messia, conseguentemente non solo gli ebrei fatti cristiani, dovevano mantenere tutte le osservanze del Giudaismo dell'Antico Testamento, anzi della legge mosaica, per loro non c'era Antico Testamento, ma i pagani, i gentili che diventavano cristiani, che credevano. Nel Messaggio di Cristo dovevano anch'essi per essere membri della Chiesa e per salvarsi, praticare tutte le usanze della legge mosaica. San Paolo fu odiato, fu perseguitato, fu calunniato dai falsi fratelli, come li chiama lui stesso, cioè lui stesso coloro che si dicevano cristiani, ma che lo perseguitavano, forse anche più dei giudei stessi. Eh, proprio perché invece insegnava la verità, ovvero sia che l'antica legge che pur veniva da Dio veniva a cessare con la venuta di Cristo ed era una nuova legge, e, ma questo lo vediamo nei Vangeli stessi, dove Cristo stesso quando consacra il suo preziosissimo sangue parla della nuova ed eterna alleanza, c'è una nuova alleanza e quindi ce n'è una antica. Quindi San Paolo anche qui non inventa nulla, c'è una nuova legge, una nuova alleanza, che è un'alleanza che non è più scolpita sulla pietra, non più nella lettera, ma nello spirito, che consiste nella grazia che è concessa all'uomo e che è messo nel nostro cuore, nella nostra anima, e questa legge non fa più distinzione tra il giudeo ed il greco, cioè tra l'uno o l'altro, come era nell'antica legge ma invece accomuna tutti gli uomini che credono in lui, si diventa cristiani perché si crede in Cristo e si riceve la grazia di Dio. Per questo San Paolo è l'apostolo delle genti, ragione per cui non bisogna imporre ai pagani e neanche agli ebrei il gioco dell'antica legge, ma invece bisogna dargli la libertà del Vangelo. Ora, in questo San Paolo non insegna nulla di diverso da quello che dice per esempio San Giovanni, vediamo nel prologo dove spiega molto bene che per essere figli di Dio non si nasce dalla carne e dal sangue, cioè per l'appartenenza carnale a un popolo come era nell'antica legge, ma invece dalla grazia di Dio, si è figli di Dio perché si crede in Lui e così allo stesso modo Pietro, anche Pietro, che viene contrapposto a Paolo? In realtà gli Atti degli Apostoli mostrano perfettamente che il primo a ricevere i pagani nella Chiesa, Cornelio, il centurione romano, è Pietro. E Pietro è il primo che lo accoglie, lui e i suoi amici, che li battezza, che si impone a coloro che si stupiscono, che Dio dia la sua grazia, anzi, lo Spirito Santo, a dei pagani. Lui dice: Come possiamo rifiutarli quando Dio stesso si è comunicato a loro. Quindi il primo che insegna che bisogna accettare i pagani nella chiesa è con la famosa visione di San Pietro quando eh, gli si presenta questi animali immondi che l'antica legge di Mosè proibisce di mangiare e, e la voce di Dio dice uccidi e mangia. E San Pietro dice io non ho mai mangiato di questi cibi, erano vietati dalla legge mosaica. Non chiamare impuro ciò che Dio ha reso puro. Quindi la fine degli antichi precetti mosaici anche nel mangiare, che servivano a distinguere i pagani dai giudei, a separarli, perché gli uni erano idolatri e gli altri invece credenti nel vero Dio, non sussistono più quando c'è la medesima fede in Cristo. E allora sono cessate le prescrizioni mosaiche e nello stesso tempo la Chiesa è aperta. A tutti quelli che prima erano impuri, adesso sono diventati puri. Ma questo lo troviamo in San Pietro, non in San Paolo. San Paolo ha avuto questa missione speciale da parte di Cristo di predicare ai gentili ed effettivamente realizzò tutto ciò. Ma San Paolo però non ha fatto altro che mettere in pratica quello che già Cristo aveva detto, quello che San Giovanni, che San Pietro, eccetera, avevano praticato e solamente San Paolo si è trovato tutto il fronte dei giudaizzanti che volevano che il cristianesimo fosse nient'altro che una setta ebraica, si è ritrovati nemici e tutto su di lui c'è stato il peso di dover difendere questa verità. L'odio nei confronti di San Paolo è ancora questo, cioè per dire tu sei quel traditore che non solo ha apostatato del giudaismo per farti cristiano, ma che hai voluto un cristianesimo paganizzato, così lo accusano questi eredi degli antichi giudaizzanti e degli antichi farisei. E quindi sei un traditore e sei uno che è passato, potremmo dire, armi e bagagli alle dottrine dei pagani che loro odiano. Ecco il motivo di tutta questa ostilità verso San Paolo camuffata sotto il riconoscimento del suo genio, per cui sarebbe stato l'autore del cristianesimo. In realtà i padri della Chiesa, crisostomo mi sembra, dicono giustamente cor Paoli, cor Cristi. Il cuore di Paolo è lo stesso cuore di Cristo. Quel Paolo che dice io non conosco altro che Gesù e Gesù crocifisso, ebbene, è veramente ha fatto di Cristo il centro di tutta la sua vita, di tutto il suo pensiero, di tutto il suo amore. E in tutto quello che dice San Paolo non troviamo che un eco e uno sviluppo di quello che si trova già nel Vangelo, nella bocca stessa di Cristo. Eh, Don Francesco, ma eh, sostenere che sia stato San Paolo a, a creare, diciamo, il cristianesimo, non è invalidare il cristianesimo e Spacciarlo per un'altra religione, tra virgolette, di origine umana? Eh, lei ha perfettamente ragione e ha messo il dito nella piaga. È un'altra cosa che risalta da questa, da questa tesi: San Paolo è un uomo, non ha mai preteso di aver avuto di essere colui che rivela la parola di Dio, ma è colui che ha ricevuto la rivelazione, ragione per cui affermare che il cristianesimo è opera di San Paolo e farne un'opera umana. Ha fatto bene a ricordarlo. Eh, mi pare che prima, parlando in privato, lei voleva dire altro di San Paolo. Sì, beh, Volevo quando si parla di San Paolo sì. è impossibile non pensare a Lutero, no? perché... C'è anche qui un'altra idea, un luogo comune che presenta quasi come Pietro, come eh, l'Apostolo della Chiesa romana cattolica, Paolo di quella luterana e Giovanni sedicentemente del, eh, degli scismatici orientali. Ne sarebbero le tre navate che gli comunisti vedono in questa cattedrale del cristianesimo. Ora, eh, identificare Paolo con Lutero è una menzogna. Eh, è vero che Paolo è il dottore della grazia, quindi San Paolo prima, Agostino poi, Tommaso infine, ne avevo già parlato credo in un altro video, sono i tre grandi dottori della grazia. E il primo evidentemente è San Paolo, è San Paolo che ci darà in maniera più completa e perfetta la dottrina importantissima della grazia nel cristianesimo. Dottrina che Lutero deforma. Totalmente, totalmente. Quando San Paolo dice che noi siamo salvati dalla fede e non dalle opere, e quindi dalla grazia di Cristo e non dalle opere, non significa, non dice per nulla, come gli fa dire Lutero, che non sono necessarie le opere buone per salvarsi. Quante volte San Paolo ancora nell'episto nell di domenica scorsa, fa la lista di, di peccati gravi che escludono dal regno di Dio. È evidente quindi che se noi commettiamo il peccato siamo esclusi dal regno di Dio. Quali sono allora le opere di cui parla San Paolo che non hanno più valore? Ricollegandomi con quello che ho detto prima, sono le opere della legge mosaica, la circoncisione, i noviluni. Eh, tutte, tutti i digiuni dell'Antico Testamento, non quelli che magari la Chiesa fa sull'esempio di Cristo, eccetera, tutte le prescrizioni della legge mosaica non ci salvano, fanno vedere all'uomo che è peccatore, ma non danno la grazia per salvarsi. La grazia viene da Gesù Cristo e dalla fede in Lui, ma la fede senza le opere è morta. Quindi, Lutero dice la fede senza le opere, che vuol dire pecca pure forte perché l'uomo d'altronde totalmente corrotto dal peccato non può che compiere il male a condizione che tu creda ancora più fortemente che Cristo è il tuo salvatore personale. Gli americani dicono ho incontrato Cristo il mio salvatore personale, sono salvo. Ecco, evidentemente. Questa è una distorsione totale dell'insegnamento di San Paolo, proprio perché non si capisce quello che in realtà San Paolo insegna. Le opere di cui parla sono quelle del mosaismo, che buone quando ancora vigeva l'antica legge, diventano inutili o addirittura eh, danno la morte se sono praticate oggi come se il Messia non fosse giunto, mentre invece è già giunto. Bergoglio riprendendo eh, il pensiero luterano con la sua misericordia, che vuol dire praticamente tu credi in Cristo, non in maniera dogmatica, ma come per i protestanti credi in Cristo, cioè accetta il Salvatore Gesù, e la sua misericordia ti salva coprendoti da ogni peccato. Quindi l'uomo può essere, come Lutero già diceva, simultaneamente giusto e peccatore, giusto perché crede. In Cristo è peccatore perché continua a peccare. E quindi ha addirittura detto che i comandamenti di Dio sono relativi, no? E ha detto che è sconcerto, come mai? E anche lì è distorcere l'insegnamento di San Paolo, come se i comandamenti di Dio fossero solo parte della legge mosaica, in quanto tale è vero, non obbligano più, per esempio, non sono più obbligato a, a, anzi non lo devo fare a riposare il sabato come era nell'antica legge ma i comandamenti di Dio in quanto espressione della legge naturale sono sempre in vigore e per salvarmi devo osservare i comandamenti di Dio chi mi ama dice Gesù osserva i miei comandamenti quindi i comandamenti non sono passati di moda quello che ormai non è più eh, da praticare sono quell'aspetto legato all'antica legge dei comandamenti di Dio, che pur venivano da Dio, ma con la venuta del Messia e la fondazione della Chiesa, con la nuova alleanza, non sono più in vigore. Ecco, quindi quello che penso che è necessario puntualizzare sulla dottrina di San Paolo. In riferimento a Lutero, che è sempre vivo, purtroppo, e lotta non in mezzo a noi, ma contro di noi, ancora oggi. Grazie Don Francesco. Prego. Ed eccoci Don Francesco alla seconda parte, la parte storica. Io le rivelo un po' qualcosa che, parlando di un certo argomento di cui adesso le chiederò, eh, glielo dico, io sono laureato in legge e il primo esame che fece all'università, fu un esame complementare, era storia dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato e fece anche una tesina, anzi più che una tesina era abbastanza copiosa. Rileggendola anni dopo, perché l'avevo conservata, mi resi conto che in effetti la parte diciamo, giuridica era anche giusta, non era giusto, perché avevo studiato su certi libri, non, era giusto, non erano giuste le motivazioni, le cause eh, che portarono a questo concordato. Ed è un argomento che mi è sempre stato un po' a cuore, perché secondo me è molto importante sapere quale qual fu il contesto, più che quello che si decise, ma quale fu il contesto, quali furono le conseguenze del concordato, che cosa ci è rimasto oggi di quel famoso concordato del 29. Ci vuole parlare un po' di questo argomento? Sì, ehm, ci sarebbe molto da dire. Il concordato dell'11 febbraio 1929... Innanzitutto è un concordato tra molti altri, perché benché ci siano stati dei concordati anche nel Medioevo, si pensi a quello di Worms, mi sembra, eccetera. Eh, I concordati sono soprattutto eh, qualche cosa dell'epoca moderna. Quindi parliamo dell'Ottocento e soprattutto del Novecento. Quello italiano è stato uno dei concordati che la Chiesa ha stretto con i vari stati in questi periodi e che tuttora sussistono più o meno. Il concordato è quasi sempre un compromesso, un compromesso tra queste due società perfette, questi due poteri indipendenti che però non devono essere separati e che purtroppo invece lo sono in base ai principi moderni della rivoluzione francese, del liberalismo, del liberalismo, del liberalismo eh, per cui si adiviene a un compromesso, un concordato tra questi due, questi due eh, poteri, eh, dove entrambi rinunciano a qualche cosa, che naturalmente da parte della Chiesa non si tratta di qualcosa di essenziale, altrimenti non potrebbe farlo e ottengono anche qualche cosa lo scopo è di poter eh, procurare qualcosa di buono sia alla società civile temporale e allo Stato sia alla Chiesa soprattutto e quindi ai suoi fini sovrannaturali. Quindi non dobbiamo prendere in genere il concordato come il modello dello Stato cattolico come lo vorrebbe la Chiesa. A meno di fare come, se non sbaglio, García Moreno che presentò il foglio in bianco, quindi scrivete voi quello che è giusto che sia. No? In particolare anche il concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa fu appunto anche qui un compromesso, che non vuol dire qualche cosa di male, naturalmente non è l'ottimo. Il quadro del concordato italiano fu eh, in particolare la soluzione della questione romana cosiddetta, quindi un concordato non come gli altri, prima di tutto perché l'Italia è la sede, eh, la nazione dove c'è la sede di Pietro e secondariamente non è come gli altri perché lo Stato italiano nacque mediante la spoliazione violenta, ingiusta, Usurpatrice degli stati della Chiesa, del potere temporale della Chiesa che era la garanzia dell'indipendenza del Papa, che altrimenti sarebbe diventato il cappellano del governo, dello Stato, come l'ideale, per esempio, presso gli scismatici, i russi, i greci, i bizantini, gli anglicani in Inghilterra. Si cercava di fare così col gallicanesimo in Francia, allo stesso modo eh, il vescovo di Roma, il Papa, sarebbe stato di fatto ridotto alla condizione di un cittadino privato, suddito di uno Stato, in questo caso l'Italia. Il potere temporale della Chiesa era quindi una garanzia dell'indipendenza del Papa, della sua piena libertà per poter poi svolgere appunto liberamente il suo compito di pastore di tutta la Chiesa e non solo di una nazione. Ora tutti sappiamo che il cosiddetto ri risorgimento, che risorgimento fu il risorgimento dell'azione della massoneria, del pensiero, dell'illuminismo, del protestantesimo, de eccetera, eh, fu fatto in buona parte proprio per sopprimere l'influenza del papato sull'Italia. Abbiamo due idee di Italia, l'Italia non unita o non unita, ma quanto piuttosto l'Italia cattolica o l'Italia anticattolica. E naturalmente il risorgimento si realizzò col pretesto di unire l'Italia, ma col fine reale di scattolicizzare l'Italia, cioè di realizzare in Italia quella riforma protestante che non si riuscì a realizzare nel Cinquecento, nel XVI secolo. Non a caso, quando con la breccia di Portapia i bersaglieri entrarono in Roma, eh, il primo che entrò quindi fu un, un ebreo, e subito al suo seguito i protestanti pieni di Bibbie per, per diffondere il protestantesimo a Roma. Era questo lo scopo principale. Naturalmente, dopo che gli, la Chiesa fu spogliata dei suoi stati, in un periodo che va dal 1859 fino al 1870, con la presa di Roma, a questo periodo seguì una persecuzione legale. Della Chiesa in Italia sempre più accentuata. Lo statuto concesso da Carlo Alberto nel 1848 che già favoriva eh, i protestanti e gli ebrei, eh, mentre invece aveva già contestualmente visto eh, l'esclusione di alcuni ordini religiosi, eccetera, eccetera, ma lo statuto in teoria in articolo 1 mi sembra riconosceva sempre che la religione cattolica era la religione di Stato. Tuttavia questo riconoscimento era lettera morta di fatto e anzi sulla fine dell'Ottocento e ai principi del Novecento fu il periodo in cui la massoneria eh, divenne praticamente eh, l'isperatrice dello Stato. Eh, è uscito recentemente un libro eh, documentato molto bene sull'appartenenza massonica dei parlamentari quindi alla Camera, al Senato, del Parlamento di quel periodo lì fino al fascismo e vediamo quindi l'importanza schiacciante della massoneria proprio a livello parlamentare e anche di governo il governo Nathan come sindaco di Roma lì il figlioccio di Mazzini che poi era così patriota quando lui era inglese, era un inglese eh, che dovette prendere la nazionalità italiana in maniera tardiva eh, e naturalmente eh, ebreo, eh, anche se la madre era un'ebrea italiana, il quale era il gran maestro della massoneria. Quindi a Roma stessa, che era la città dei papi, governava Roma il gran maestro della massoneria. E, e pensiamo al governo di Crispi, che era un esponente importantissimo della massoneria, e via, e via di, di questo senso. Quindi la Chiesa era realmente perseguitata, eh, il Papa era realmente prigioniero, e l'ostilità delle autorità pubbliche, e quindi della mentalità, della scuola, eccetera, era fondamentalmente anticattolica e anticristiana. Il Concordato del 29 ebbe il merito, da questo punto di vista, di rompere questa mentalità, di rompere questa mentalità nel senso che la politica ufficiale dello Stato nei confronti della Chiesa mutava almeno parzialmente, cioè mentre precedentemente era vessatori e persecutori nei confronti della Chiesa, seppur con degli scontri che furono anche piuttosto importanti, sono segnalati da Pio XI, delle enciche che non abbiamo bisogno, eccetera, eccetera, soprattutto sulla educazione. Tuttavia fondamentalmente eh, fu riconosciuta alla Chiesa Cattolica il, un ruolo importante nella società, nell'insegnamento, nella scuola, nel rispetto. Eh, anche, per esempio, soprattutto per il matrimonio, perché furono riconosciuti gli effetti civili per il matrimonio religioso, mentre prima si voleva sostituire col matrimonio civile e sostituirlo matrimonio religioso, eccetera, insomma. Tutto questo in un concordato che fu fatto nel nome della Santissima Trinità, quindi riconosceva eh, quello che era veramente importante, anche, anche le, le festività. Della Chiesa Cattolica diventarono eh, pienamente le festività dello Stato, eccetera. Naturalmente, anche qui si trattava di un compromesso, compromesso anche proprio sulla questione romana. La Chiesa non recuperava naturalmente il suo antico Stato pontificio, neppure Roma, Leone XIII aveva insistito moltissimo su questo punto e veniva, è vero, restaurato il potere temporale della Chiesa in maniera minima, con il nuovo stato della Città del Vaticano, quindi più simbolico che reale, ma assicurava un'indipendenza, cioè il Papa era sovrano in, nel suo mini stato, per cui non dipendeva da un altro sovrano. Nello stesso tempo, però, significava riconoscere ufficialmente quello che fino allora la Chiesa non aveva riconosciuto mai, tra l'altro la perdita di Roma. È vero che il concordato riconosceva il carattere sacro della città di Roma, metteva dei confini molto precisi per evitare quelle gazzarre massoniche anticlericali spaventose in cui sceneggiava Lucifero e che c'erano state prima, però nello stesso tempo Roma non era più della Chiesa in questo senso. C'era anche l'ambiguità sul risorgimento, ovvero sia quale era il giudizio che l'italiano doveva portare sul risorgimento. Il concordato che cos'era in definitiva? Era un riconoscimento che il, risorg... il risorgimento aveva vinto? E in questo senso andarono i discorsi di Mussolini dopo il concordato, in cui lui doveva un po' esprimere il suo pensiero e un po' pararsi dalle accuse che erano mosse contro di lui di avere favorito la Chiesa. E quindi sostanzialmente, egli disse, con il concordato è il risorgimento che trionfa. D'altra parte, anche i cattolici potevano essere presi da questa idea. Ovvero sia che fondamentalmente i principi del risorgimento erano approvati dalla Chiesa in questa conciliazione, ragione per cui ormai il cattolico non aveva più da opporsi ai principi del risorgimento ma farli propri. E questo è stato certamente qualcosa di negativo. D'altro canto c'era la possibilità proprio continuando l'opera del concordato, che doveva essere un punto di partenza più che un punto di arrivo, di avere una vera Italia cattolica. E però purtroppo fu quello che non si realizzò mai pienamente e anzi attualmente non si realizza per nulla, perché la scristianizzazione del nostro Paese è spaventosa. E quindi, senza dubbio, ormai è un'occasione mancata. Il concordato dopo la guerra e quindi dopo la caduta del governo fascista che eh, volle il concordato... Ecco, ma don Francesco, mm. quali sono eh, le, le, le ragioni di questo eh, cambiamento di atteggiamento eh, verso, verso la Chiesa Cattolica da parte del fascismo? Del... Perché? Perché arrivare ad un compromesso con, eh, con la Chiesa? Ad un concordato con la Chiesa? Quali sono le vere ragioni? spinsero il fascismo a questo è, è, è difficile saperlo anche perché la psicologia dell'uomo a volte sfugge a ogni giudizio no da un punto di vista anche politico voglio dire All, beh ci possono essere molti motivi molti motivi eh, un libro sui rapporti tra chiesa fascismo e massoneria di Gianni Vannoni che è molto interessante a questo proposito è particolarmente critico sul concordato e sugli avvenimenti anche di quel periodo, mostrando come il fascismo della nascita degli inizi era pesantemente condizionato dalla massoneria. Su questo non c'è nessun dubbio e il libro di cui parlavo prima ne è un'ulteriore dimostrazione. Non nella persona di Mussolini, che però sapeva bene con chi aveva a che fare, ma quasi tutti i gerarchi erano passati tramite le logge. Naturalmente il fascismo era una forma, una delle tante, non l'unica, della ideologia risorgimentale. Su questo non c'è il minimo dubbio e un vero fascista non lo negherebbe mai, anzi ritrova nella Repubblica Romana di Mazzini il suo ideale, possiamo dire così. Eh, D'altra parte però è anche vero che nella, nel programma del fascismo tra, tra quello del 19, quindi il fascismo delle origini che è fortemente anticlericale, e quelle decisioni che Mussolini e il governo fascista prese poco a poco negli anni 20, c'è un cambiamento importantissimo. La massoneria stessa non si può dire che viene messa fuori legge, in realtà non viene fatto il nome massoneria, sono le società segrete che devono diventare pubbliche. Quindi devono manifestarsi pubblicamente la massoneria, le due obbedienze, il Grand Oriente e Piazza del Gesù, preferirono sciogliersi piuttosto che rinunciare al segreto. Ma comunque di fatto la massoneria eh, fu messa al bando dalla vita legale e sociale dello Stato italiano e se facciamo il paragone con quello che c'era prima, il cambiamento è enorme. Anche le misure in favore della Chiesa furono considerevoli, certamente molto diverse da quelle del programma San Sepolcrista del 19. Qual è il motivo? Eh, ci possono essere varie teorie. Eh, secondo i maggiori critici eh, la massoneria di Piazza del Gesù, che era una delle due massonerie, al contrario di quella di Palazzo Giustiniani nel Grande Oriente, si faceva non necessariamente anticlericale, seppur essendo sempre massoneria, cioè quindi inaccettabile per il cristianesimo, un pericolo enorme per il cristianesimo, ma con un modo di agire più, più, più sottile di quello più grossolanamente anticlericale del Grande Oriente e che quindi loro avrebbero favorito il concordato. Che che ne sia possiamo pensare al realismo di Mussolini. Mussolini era realista, nel senso che era un uomo molto pragmatico e che si rende conto che l'Italia era profondamente cattolica e se quindi si voleva costituire uno Stato italiano forte, che avesse un suo ruolo tra le nazioni europee, che potesse essere quindi unito saldo anche con la sua tradizione, con la sua peculiarità, non si poteva continuare questa lotta spietata contro il cattolicesimo. Ma bisognava, però, riconoscere la realtà di questo fatto, cioè del ruolo del cattolicesimo e della Chiesa in Italia. È un'interpretazione possibile. Ma anche perché la, la religione può, è un cemento sociale in sostanza. La religione e molto di più, perché certo. evidentemente certo. È, la, è, è la verità rivelata da Dio per la salvezza delle no, ma, anime, sociale... ma è anche certo. il fondamento di qualunque società. Certo. Non c'è una società retta se non senza il fondamento della religione. E in Italia c'erano alcuni scalmanati esoteristi eh, come Evola e altri che chiedevano, e non solo Evola, ma anche degli antifascisti come. Eh, vari personaggi del, del loro gruppo, eccetera, che speravano da, da Mussolini la restaurazione del paganesimo antico. Ma il realismo di Mussolini eh, diciamo, sorrideva di queste, di queste idee e capiva che l'unica religione vitale, che era veramente la religione del popolo italiano, era la Cattolica. Ragione per cui la lotta contro la Chiesa fu vista come qualcosa di antinazionale, possiamo dire così, e da qui il riconoscimento della Chiesa col concordato. Naturalmente, inevitabilmente, forse no, forse era evitabile, ma ci furono poi delle difficoltà susseguenti, soprattutto per quel che riguardava l'idea totalitarista, cioè nulla al di fuori dello Stato e allora la Chiesa rischiava di diventare di nuovo inglobata nello Stato e d'altra parte sull'educazione e sulla famiglia lo Stato voleva avere il monopolio dell'educazione che poi non ha mai avuto, non ha mai realmente preteso perché la scuola privata cattolica rimase sempre e nello stesso tempo bisogna anche dire per non dare sempre torto allo Stato che purtroppo Nell'azione cattolica, nella, eh, in tanti movimenti cattolici che di per sé legittimamente eh, erano contrari all'ingerenza dello Stato nel libero apostolato della Chiesa, però bisogna dire che è anche vero che l'azione cattolica era in buona parte, non del tutto, infiltrata dal pensiero del Partito Popolare di Don Sturzio, dal pensiero democratico cristiano, eccetera. E quindi anche nella Fuci, eccetera, si covavano quelle leve che poi dopo hanno distrutto il cattolicesimo in Italia nel dopoguerra. Eh, pensiamo all'influenza nefasta di Montini, per esempio, il cappellano della Fuci, eccetera, che ha sempre complottato eh, contro il governo, contro l'Italia e contro la Chiesa. Quindi, se eh, da un punto di vista di principio. La Santa Sede aveva perfettamente ragione nel volere difendere l'azione cattolica i movimenti cattolici, la scuola cattolica, eccetera, è anche vero che d'altra parte ha ragione, potremmo dire, il governo poteva preoccuparsi per determinate idee che serpeggiavano in quegli ambienti. Quindi la situazione è delicata e ancora di più lo diventò nel dopoguerra. E dopo guerra il concordato, come sappiamo, con un compromesso doppio fu mantenuto nella Costituzione addirittura grazie a, alla collaborazione di Togliatti, il partito comunista che sempre per realismo, e nessuno più realista di Togliatti, se Mussolini era realista Togliatti fu, era, era realista al 100%, eh, quindi fece questo compromesso e sostenne il concordato nella Costituzione, il partito comunista, mentre invece i partitini laici ebbero sempre come scopo, ce l'hanno tuttora, la soppressione del concordato, di qualunque tipo di concordato, quindi eh, il partito liberale, il partito socialista il, il partito socialista, e soprattutto il, il repubblicano, repubblicano sì. che eh, era, era praticamente proprio una specie di loggia partito. Dopo abbiamo avuto, e qui concludiamo tristemente, la revisione del concordato con Casaroli Craxi. e Craxi, e revisione del concordato che è un'applicazione, come è stato dichiarato da loro stessi, eh, un'applicazione da un lato della Costituzione della Repubblica, che eh, conseguentemente era in contrasto con quello che poteva sembrare incontra anche se nella costituzione c'era un articolo che riconosceva il concordato ma le idee repubblicane quindi sulla completa libertà religiosa eccetera erano in contrasto con le norme concordatarie che pure non vietavano eh, lo stato riconosceva i culti ammessi alcuni culti quindi che erano ammessi e d'altra parte soprattutto la cosa più grave il concordato è rivisto perché era da cambiare in base alle nuove idee del Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II, con la dichiarazione eh, Dignità di umane persone, ammette la libertà religiosa. E quindi la religione di Stato di fatto non era più ammissibile. E questo è stato fatto ovunque: è stato fatto in Spagna, in Italia, nel Canton Vallese, in Sud America. Ovunque eh, ci fosse ancora lo Stato, riconoscesse la Chiesa cattolica come religione di Stato e limitasse la libertà religiosa dei culti non cattolici, sono stati i modernisti che hanno chiesto, voluto imposto, la soppressione di questi principi che legalmente andavano in favore della religione cattolica, ma che loro invece volevano contrastare, quindi essi stessi hanno voluto. Il riconoscimento della libertà religiosa, il Concordato Nuovo non ammette più una religione di Stato, mette tutte le religioni sullo stesso livello. Il contribuente che adesso sostiene economicamente la Chiesa con un nuovo sistema che viene appunto dal Concordato Nuovo, il famoso 8 per 1000, può sostenere qualunque tipo di religione, tranne quella vera, ma tutte le altre le può sostenere, non c'è nessun problema. Il cosiddetto Stato laico, no? E questo è il cosiddetto che Stato poi, laico che, che poi Draghi ha ribadito, l'Italia è cioè. uno Stato laico e quindi, e quindi le cose che vanno anche contro l'uso della ragione, si suppone che anche i laici abbiano l'uso della ragione, ma anche le cose contrarie all'uso della ragione devono, possono diventare legge dello Stato perché siamo uno Stato laico. Qual era il pensiero di Monsignor Benigni sul concordato? E qui ci fu una spaccatura tra i cattolici integrali e i cattolici integrali francesi si opposero perché videro nel concordato il trionfo di Garibaldi. Monsignor Benigni fu assolutamente favorevole, in quanto vedeva un ritorno della Chiesa cattolica, il riconoscimento dei diritti della Chiesa cattolica da parte dello Stato e sperava in una cattolicizzazione ulteriore. Altri cattolici integrali italiani furono anch'essi favorevoli al concordato, anche se avrebbero preferito qualche clausola, anche territoriale, più favorevole alla Chiesa, e questo era un po' il pensiero di una parte della curia quella più vicina al loro pensiero come Marie del Valle, eccetera, mentre invece il concordato fu gestito dal cardinale Casparri che era all'opposto delle loro idee e delle loro opinioni. Quindi questo per riassumere molto un pochino, fu un argomento divisivo che diede un colpo piuttosto grave al nostro movimento perché proprio crea una vera e propria spaccatura. Grazie Don Francesco. Ed eccoci alla terza parte, la nostra solita terza parte, dove parliamo delle iniziative dell'Istituto. Una delle iniziative importanti dell'Istituto sono i pellegrinaggi. Io sì. ammetto, Don Francesco, la mia ignoranza su come siano nati i pellegrinaggi, storicamente, come sono nati, che, che importanza hanno, che cosa rappresentano e perché voi ci tenete così tanto a fare i pellegrinaggi. Oh. Pellegrinaggio in particolare. L'imitazione di Cristo dice in maniera un po' critica: chi fa tanti pellegrinaggi si santifica poco, quindi incominciamo male. Ma era forse già una critica di quel particolare periodo storico, quindi dell'inizio un po' della nuova era. Vabbè, poco importa. Comunque, fatto sta che i pellegrinaggi fanno parte della vita della chiesa. Naturalmente eh, quello che conta è il frutto che si ricava dal pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è legato, potremmo dire, forse è esagerato, ma all'incarnazione, nel fatto che Dio facendosi uomo è venuto a abitare in mezzo a noi e quindi quello che ci ricorda la sua presenza in mezzo a noi o quella dei suoi santi che imitano la vita di nostro Signore, ci porta più vicini a Dio. È legato al culto quindi per esempio della passione di nostro Signore. Pensiamo al pellegrinaggio in Terra Santa che Don Ugo Carandino, prima che ci fossero tutti i problemi attuali, in Terra Santa è sempre difficile recarsi, ha fatto più volte e tutti coloro che ci sono stati sono tornati. Con un senso profondissimo di amore di Dio, di unione alla vita di Cristo, rivedendo i luoghi dove il Signore è vissuto, eh, dove è nato, dove è morto, dove è risorto, il Santo Sepolcro, eccetera, e poi anche di rivivere questo è legato alla, alla venerazione, al culto dei Santi e alle loro reliquie, quindi sia del Signore sia dei Santi. In particolare, l'Istituto, oltre ai pellegrinaggi in Terra Santa, eh, prevede ogni anno un pellegrinaggio a Loreto e qui c'è un legame particolare, quello che abbiamo detto prima, con i luoghi della Terra Santa e con quello che è legato alla vita di Nostro Signore. Dio si è fatto uomo, abitato in mezzo a noi e quindi di rivedere, di rivivere quei luoghi santificati dalla sua presenza. Infatti nel nostro paese, in Italia, tra tutte le altre meraviglie di santità, abbiamo la Santa Casa di Nazareth. La Santa Casa di Nazareth è che si trova appunto a Loreto e dove nel corso della storia... Tantissimi pellegrini si sono recati, per cui possiamo unire la nostra preghiera alla loro e tantissimi santi. Ragione per cui ancora dobbiamo a Don Ugo Carandino eh, l'iniziativa ormai da tantissimi anni di questo pellegrinaggio a piedi. Eh, che abbiamo scelto perché c'è la Santa Casa di Nazareth e poi perché è un po' a mezza strada per i nostri fedeli del meridione e quelli del centro-nord, quindi del centro e del nord, e ehm, che inizia a Osimo. A osimo dove veneriamo in particolarmente un santo che c'è molto caro, San Giuseppe da Copertino, che nel 600. Ha, ha meravigliato l'Europa intera. Ci sono stati dei principi, dei re, anche dei protestanti che sono venuti fino a Sisi, dove si trovava allora San Giuseppe, eh, per, eh, per vedere con i loro occhi questo santo questo santo dei voli che aveva delle estasi mistiche che lo portava quindi eh, in aria, in continuo. Eh, ma al di là di questi fenomeni straordinari vi era la sua profondissima santità. Ebbene, San Giuseppe finì la sua vita recluso a Osimo, ed è ancora lì che si venerano le sue spoglie, le sue reliquie. Quindi il primo il punto di partenza è a Osimo. Dopo Osimo ci richiamo a Castelfidardo. A Castelfidardo c'è un santuario alla Madonna Addolorata, lì vicino. Ma soprattutto a Castelfidardo ci rechiamo nel luogo della battaglia di Castelfidardo. Lì ci ricolleghiamo con gli avvenimenti del risorgimento di cui abbiamo parlato prima, in quanto fu una battaglia dove le truppe di Pio IX, venute come in una nuova crociata da tutto il mondo, e praticamente la battaglia chiamata di Castelfidardo, ma potrebbe essere a maggior ragione chiamata la battaglia di Loreto. Difesero il Papa e la Chiesa dall'esercito italiano che aveva invaso prima l'Umbria e poi le Marche, quindi le Romagne, le Marche, eccetera, stava andando verso, verso il sud. Fu una dolorosa sconfitta, ma sconfitta davanti agli uomini, non certo davanti a Dio. Ebbene, è stato creato un sacrario soprattutto per i caduti. Eh, italiani possiamo dire così ma in quel sacrario si conservano però i resti anche dei caduti del Papa tutti assieme noi andiamo a pregare per gli uni e per gli altri ma in un atto però di devozione di ammirazione di fedeltà di continuare idealmente a riprendere diciamo la loro fiaccola con coloro che hanno lottato sono morti per la difesa del Papa della vera Italia, di quella cattolica, come era sempre stato per secoli e secoli, e che quindi all'ombra della Santa Casa di Loreto e della Madonna hanno difeso la Chiesa. Per noi è un punto molto importante del pellegrinaggio perché, eh, con un fervorino che viene fatto in quel momento, cerchiamo di far capire al fedele cattolico di oggi quali sono i nostri antenati nella stessa battaglia e come dobbiamo continuare quella lotta che intrapresero pure loro contro quei principi, quelli del liberalismo, quelli della, del laicismo che stanno facendo il vero male del nostro Paese. La terza tappa, poi, che è la più importante, quella finale, è quella di Loreto, quindi alla Santa Casa. C'è una processione finale. Parlava delle processioni prima. Una processione finale con i nostri stendardi, con, eh, con i, gli stendardi dei vari centri di messa e tutti i posti in cui l'Istituto opera, in tutta Italia, a volte anche all'estero, più con le bandiere delle varie, eh, delle varie, dei vari stati italiani da cui veniamo, e soprattutto quelli della Chiesa. E ci ritroviamo per questa processione finale per venerare poi la Madonna ha nella sua Santa Casa, quindi ognuno di noi si inginocchia là dove il verbo si è fatto carne, là dove Dio si è fatto uomo, là dove l'angelo, tra pochi giorni e l'annunciazione, ha annunciato a Maria, sarebbe stata la madre di Dio, e Dio si è fatto uomo. Il pellegrinaggio si fa a piedi, sia che piova, che tiri vento, che ci sia il sole, quindi sotto qualunque tempo... Eh, si fa questo pellegrinaggio a piedi e ha un altro valore quindi oltre alla preghiera personale e comune c'è questi due mh, fattori importanti uno permette ai fedeli del nostro istituto di tutta Italia e a volte anche dell'estero di ritrovarsi assieme per due giorni è molto importante perché a volte ci ritroviamo a dover mantenere la fede in pochi, non tutti i posti in cui siamo presenti i fedeli sono numerosi, alcuni sì, in altri no, e questa è un'occasione invece per essere tutti assieme, ci dà la possibilità di conoscerci, a volte non ci conoscevamo prima, e di vivere assieme manifestando la nostra fede. E questo è il secondo punto. Proprio contro l'idea del laicismo che vorrebbe relegare la religione e la fede nel chiuso delle sacrestie, forse è vero che abbiamo le sacrestie, non abbiamo neanche più quelle, delle chiese e delle sacrestie, vogliamo quindi con una processione pubblica, sotto le nostre bandiere, con la nostra preghiera pubblica, recitando il rosario, cantando gli inni alla Madonna e ai Santi, manifestare la nostra fede pubblicamente, senza vergogna. E questo viene fatto sia a Osimo, sia a Castelfidardo, sia a Loreto e devo dire che la popolazione quando vede dei cattolici che pregano è commossa. Tantissime persone si fermano, alcuni si uniscono a noi, altri fanno il segno della croce. Insomma vediamo una piccola rinascita dello spirito di fede come era nell'Italia di un tempo, come dovrebbe essere oggi, come dovrebbe essere sempre. Ragione per cui il pellegrinaggio di Loreto è bellissimo, ne ricordiamo tutti quanti, ne abbiamo un ricordo splendido, anche rifarlo nello stesso luogo tutti gli anni è sempre, è sempre bello perché non si cerca la novità, non siamo un ufficio del turismo a cercare posti nuovi, ma cerchiamo la fede, cerchiamo Dio e quindi dove è meglio che nella Santa Casa la possibilità di trovarlo. Ragione per cui per due anni, gli ultimi due anni abbiamo dovuto fare una forma ridotta, ovvero sia non più a piedi, limitata a causa di tutte le restrizioni governative l'impossibilità eh, di fare come prima. Adesso si spera che il 14-15 e maggio si potrà di nuovo tornare più o meno come prima. Eh, per cui speriamo, malgrado qualche difficoltà che ancora resterà, forse di, poter, di poterci ritrovare a Loreto e riprendere questa tradizione, che altrimenti si fa in fretta a dimenticare. Così, allo stesso modo, ci sono tanti altri pellegrinaggi che ognuno di noi, nel luogo che curiamo, eh, si sforza di fare. Io per esempio dalle parti di Bologna c'è sempre ogni anno il paganaggio alla Madonna di San Luca, eh, Don Giugni eh, dalle parti di Milano c'è il santuario di Caravaggio, oppure si, va, eh, si è recato per esempio a Filighera, il luogo di nascita di Don Davide Albertario, oppure ci rechiamo eh, nelle memorie di San Pio V che è vicino a qui, o San Pietro Martire a Verona, ci è capitato. Oppure alla Scala Santa come fatto da Don Carandino, ci sono vari, vari pellegrinaggi per i fedeli di un dato luogo, ma la bellezza di Loreto è che ci riunisce da tutta Italia ed è veramente bello di ritrovarsi in una comunità di fede, in una vera amicizia, uniti dalla medesima preghiera in due giornate possiamo dire indimenticabili. Quindi do appuntamento a tutti quanti al pellegrinaggio di Loretto, per chi vuole avere un'idea, ci sono tanti video in cui viene un po' riassunta questa, queste due giornate eh, che spero veramente tutti prima o poi potranno fare. Quindi maggio è il mese solitamente? Maggio è il mese della Madonna certo. e quindi anche se è piuttosto piovoso, adesso da un pezzo non piove più, vedremo un po' che cosa sarà, abbiamo fatto dei pellegrinaggi sotto la pioggia. Vedremo un po' come sarà quest'anno. Comunque maggio, il mese della Madonna, il mese del rosario, ragione per cui l'appuntamento quest'anno è a maggio. E le informazioni si troveranno sul sito di Le Salizzo, informazioni sul nostro sì. sito e soprattutto presso la Casa San Pio decimo di Rimini, di Don Ugo Carandino, che è quello che organizza sempre tutti gli anni. Quindi verranno dati tutti i dettagli su quello che bisogna fare per partecipare al pellegrinaggio. Benissimo, vedremo di esserci Don Francesco. A presto <ride> allora, a tutti. Grazie, quali. grazie ancora. Okay. Un caro saluto a tutti.